Salve a tutti ragazzi, qui è la vostra Scarda e oggi siamo qui per parlare del Bayern Monaco che ieri ha alzato la Champions League, la sua sesta Champions League al cielo, per la sesta volta campione d'Europa e per la sua seconda volta ha vinto il triplete. Squadra fortissima, se l'è meritata questa Champions. 11 vittorie su 11 partite, tra l'altro la maggior parte dominandole, soprattutto l'8-2 contro il Barcellona che sarà una partita storica. Veramente questo un Bayern impressionante, sembra essere imbattibile in questo momento, è la più forte di tutti. E veramente ragazzi, vedere il Bayern giocare è davvero una bellezza. E comunque ragazzi, sono contentissimo per Robert Lewandowski perché ha vinto per la prima volta nella sua carriera la Champions. Non l'aveva vinta perché nel 2013 stava ancora al Borussia Dortmund e l'ha persa in finale proprio contro il Bayern. Quest'anno è riuscita a vincerla e se la meritava davvero tutta. Ho fatto anche una storia con lui su Instagram. E tra l'altro seguitemi su Instagram, la Scarda. Ragazzi, Lewandowski 15 gol su 11 partite, ma cosa gli vuoi chiedere più? Tra l'altro ha segnato in tutte le partite tranne la più importante, la finale, ma il suo gol non è servito perché hanno vinto lo stesso. Ma ragazzi, tra tutti quelli che c'erano, tra tutti i vari campioni, perché è vero, dall'altra parte anche ci stanno tantissimi campioni, ma Lewandowski era quello che la meritava di più. I grandissimi campioni dell'altra parte mi riferisco a Neymar e Mbappé. Perché mi dispiace tantissimo per loro, mi sarebbe piaciuto vederli alzare la Champions. Però ragazzi, non si può. Nel momento più bello, nel momento più importante, tu crolli. Avete fatto una Champions perfetta e poi nel momento più importante crollate. Che vi mangiate entrambi i due gol, grazie anche però a un grandissimo Manuel Neuer. Però quello di Mbappé è stato molto più clamoroso, gli ha fatto un passaggio. E l'unica cosa buona è stata quella di Mbappé quando stava facendo quel numero in mezzo a due e si era guadagnato un, tra virgolette, rigore, perché il rigore non è stato dato, però a mio modo di vedere se avessero dato il rigore il Paris Saint-Germain non si sarebbe rubato assolutamente niente. Però ragazzi è stata l'unica cosa. Tornando poi al motivo per cui sono contento, quindi i giocatori del Bayern, ragazzi, io sono contentissimo per Manuel Neuer. Innanzitutto lui meritava assolutamente di vincere il pallone d'oro in un anno tra il 2013 e il 2014. 2013 Champions e 2014 vince il Mondiale. E non ha vinto il pallone d'oro e dopo la sfortuna ha iniziato a inseguirlo. Infortuni, si è infortunato, tutti lo davano per finito, non ha giocato per tantissimo tempo. E poi ragazzi, questo 2020, questa stagione torna a proteggere i pali del Bayern Monaco e vince il triplete. E davvero ragazzi, Manuel Neuer è intramontabile. È intramontabile, è uno dei portieri più forti della storia del calcio, a mani basse proprio. Uno dei più forti. E lo stesso discorso della sfortuna che insegue vale per Kingsley Coman, che ha vinto 8 scudetti di fila a 24 anni. È un ragazzino a 24 anni, però nonostante questi 8 scudetti di fila, gli infortuni lo perseguitavano, è arrivato addirittura a un certo punto che dice: il prossimo infortunio appendo le scarpette al chiodo. E poi che succede? Che dopo anni di sfiga arriva poi il trofeo più importante, arriva la Champions League vinta da protagonista assoluto perché lui, insieme a noi, era il man of the match, ma soprattutto lui di ieri sera, il man of the match segnando di testa che non è nemmeno la specialità della casa, ma poi ragazzi ha fatto un partitone, è davvero solo applausi, perché è vero mi dispiace per il Paris Saint-Germain. Ma cioè, sono contentissimo non per tutti i giocatori del Bayern, nulla contro di loro perché mi stanno anche simpatici, però ragazzi io sono contentissimo per questi tre che ho nominato in questo video. Coman, Neuer e Lewandowski. Solo applausi per loro, applausi solo per il Bayern, che tra l'altro poi in quella squadra c'è pure un certo Alfonso Davies, altro motivo per cui sono felice che classe 2000, 20 anni, ti va a vincere già una Champions da titolare, da protagonista assoluto. Veramente spettacolo, spettacolo, sono contentissimo.
di essermi goduto nel migliore dei modi questa Champions che ci ha riservato diverse sorprese, ma alla fine l'ha vinta la più forte, è quella che meritava di più. Facendo un piccolo accenno all'Europa League vinta da Siviglia, ragazzi, sinceramente non me l'aspettavo, mi aspettavo una vittoria dell'Inter. Però il Siviglia l'ha preparata bene, ha giocato con più grinta, con più determinazione, soprattutto il secondo tempo, primo tempo spettacolare tra l'altro, e se l'è portata a casa tanto per cambiare. Fatto sta che gli interisti non devono essere tristi perché veramente stanno facendo un grande percorso di crescita e possono vincere un trofeo da un momento all'altro. Fatto sta che è brutto il fatto che un'italiana non vince da 10 anni in Europa, perché non era mai successo storicamente. Spero che questa cosa brutta poi si interrompa al più presto. Dunque, un saluto a tutti dalla vostra scarta.